Buongiorno, ci troviamo col presidente della Vigor Felice Saladini. Innanzitutto grazie per questa opportunità che ci dà, per lo spazio che ci concede. Buongiorno a Sono... te, buongiorno a voi, grazie a voi per avermi ospitato. Sappiamo che è sempre pieno di impegni, quindi è stato un miracolo questa mattina riuscire a trovarlo. Partiamo subito. Come è diventato in così breve tempo un imprenditore di successo? Io sono arrivato fin qui attraverso le caratteristiche che mi contraddistinguono anche caratterialmente, la determinazione che mi accompagna da quando ero ragazzo, poi diverse sono state le occasioni di crescita, dalle esperienze di lavoro alle esperienze di formazione, agli incontri casuali e molte volte cercati. Poi ho una visione chiara di dove voglio arrivare, di quelli che sono i miei obiettivi anche a breve termine, ma penso soprattutto di avere un fattore determinante, il saper costruire squadre e sapermi circondare di collaboratori validi e professionisti competenti che hanno i miei stessi obiettivi. E il mio lavoro quotidiano deve essere valorizzare il loro impegno, proprio perché penso che da soli non si va da nessuna parte. Certo, fare rete è importante. Com'è stato l'impatto con il calcio e con la sempre maggiore notorietà, quindi, che poi ha avuto con il territorio lavetino? Molto positivo, il legame con la mia terra è indiscutibile, anche come imprenditore, come presidente del gruppo AQR, del gruppo che rappresento, ho voluto portare gli investimenti qui in Calabria e qui a Lamezia Terme, proprio perché penso che passi dalle persone il riscatto di questa terra, il essere imprenditori. Valorizza sicuramente questo territorio e noi siamo determinanti se siamo determinati. Portiamo lavoro in questi territori e portiamo opportunità. Con il calcio e con la Vigor Lamezia penso si possa dimostrare che si può portare in questi territori progetti seri ed importanti che possono essere volano di sviluppo per i territori stessi. Certo, parlavo un punto di Vigor, ha avvertito mai un certo assalto alla diligenza, chiamiamolo così, nei confronti di una società che ha dimostrato comunque una certa ambizione, no? Legata ad un progetto anche di lungo respiro? Allora, è chiaro che questa è una grande sfida e noi sicuramente, io in prima persona, non mi tiro indietro davanti alle sfide. Affronteremo un campionato, stiamo affrontando un campionato molto difficile e sicuramente lo affrontiamo con estrema umiltà. Appunto, ho parlato di insidie. Quali potrebbero essere le maggiori insidie per un campionato il cui fattore ambientale riveste comunque una certa importanza? Come dicevo, affrontiamo un campionato difficile, le insidie sono sempre dietro l'angolo, ma penso che quando si affronta un campionato con totale umiltà, si possa veramente arrivare lontano. Noi sicuramente non ci tiriamo indietro davanti a questa sfida e sicuramente la portiamo avanti nel migliore dei modi. Che effetto ha sortito? Parlava prima di rete di persone, no? Che potevano, insomma, che la aiutano quotidianamente nel portare avanti questi suoi progetti. A settembre c'è stato un incontro che lei ha promosso a un hotel a Lamezia dove ha, diciamo, coinvolto gli imprenditori lamedini. Ha ricevuto qualche riscontro positivo, qualche feedback? C'è stata partecipazione da parte degli imprenditori? Quell'incontro è stato molto positivo e molto positivo è stato poi il riscontro che abbiamo avuto dalla città e dagli imprenditori di Lamezia. Stiamo lavorando insieme a loro per continuare a creare rete, proprio perché credo che creando rete e creando relazioni si possa contribuire allo sviluppo del progetto Vigor Lamezia. Ha realizzato degli interventi. Uno degli obiettivi era quello di fare Casa Vigor, no? Quindi ha, diciamo,
sono stati apportati dei lavori al Dippolito. Sono stati completati o c'è ancora qualcosa che lei vuole aggiungere? Allora, quello che abbiamo fatto allo stadio di Ippolito, alla nuova casa Vigor Lamezia, era tutto ciò che potevamo fare fin qui attraverso la concessione che abbiamo in questo momento. Abbiamo ridato una nuova immagine, abbiamo riqualificato tutto ciò che era possibile fare in così breve tempo. Sicuramente quando avremo la nuova concessione attraverso il nuovo bando di gara, sapremo. Continueremo a mettere mano a quello che è il lavoro di riqualificazione della nuova casa della Vigor Lamezia. E quali sono i rapporti come sono i rapporti con le varie istituzioni, tra la Vigor ovviamente e le istituzioni, quindi parlo di comune, regione e quant'altro, Lega. Allora, le istituzioni sono un interlocutore fondamentale per il nostro progetto, proprio perché penso che fuori dal campo si gioca una partita ancora più importante, no? Che è quella dello sviluppo del territorio e quella del contributo sociale che la Vigor Lamezia può dare a questo territorio. E stiamo continuando a dialogare con loro proprio perché l'obiettivo è comune. Pensa, secondo lei che sia necessario per il calcio lametino per raggiungere grandi traguardi, traguardi importanti quali no? Lei non nasconde di voler raggiungere, pensare a un progetto di unione delle forze? Beh, l'unione delle forze è quello che io predico da quando sono diventato presidente della Vigor Lamezia. La Vigor Lamezia rimane aperta a tutti coloro che vogliono contribuire alla realizzazione di questo progetto e abbiamo chiamato professionisti, imprenditori, cittadini della città e dell'Interland Lametino proprio perché penso che l'unione faccia la forza. Alla luce dell'esperienza che già ha avuto col Monza, no? Seppure in qualità di sponsor, cosa crede che manchi ancora alla Vigor per poter approdare nell'Olimpo del calcio italiano? Cioè, ricordiamo comunque che ci sono realtà molto più piccole di Lamezia che hanno calcato campi importanti, no? Qual è l'esempio importante è quello del Castel di Sangro, 5.000 anime, che ha, no? Oppure ma anche il Crotone stesso, l'Empoli, il Cesena. Quindi cosa manca alla Vigor per poter. Allora, a questa Vigor io credo non manchi nulla, dal punto di vista organizzativo perché abbiamo messo le basi per realizzare un grande progetto, quindi penso non manchi proprio nulla. Stiamo continuando a lavorare in quel senso proprio perché il primo obiettivo è tornare tra i professionisti, quindi continuiamo a lavorare in quel senso e andiamo in quella direzione. C'è qualcosa che lei avrebbe voluto e potuto fare che però ancora non è riuscita a realizzare? Allora, in così breve tempo, in 4 mesi, tutto ciò che era possibile fare, dal dare la nuova immagine alla Vigor Lamezia, da unire i tifosi che erano prima separati, da la riqualificazione allo stadio e soprattutto dal ricreare l'entusiasmo all'interno della città, siamo riusciti praticamente in 4 mesi a fare veramente miracoli. Sicuramente ne faremo e la voglia di farne c'è, vogliamo continuare in questo senso. Certo, infine un'ultima domanda, lei insomma da capitano diciamo, di azienda, qual è? Da guaribile ottimista, no? Oltre che da un uomo di sport, può lasciare un messaggio di speranza e di ottimismo a tutti gli sportivi lametini? Io come presidente del gruppo AQR, come imprenditore, ho scritto pochi giorni fa ai tutti i presidenti di regione, al ministro della salute Speranza, proprio perché voglio mettere a disposizione dell'intero paese le mie competenze, quelle del mio gruppo e di tutti i miei collaboratori, per dare una mano a quello che è oggi la situazione in cui viviamo. Quindi penso si possa uscire, si debba uscire da questa situazione se ognuno di noi fa la sua parte. E
Questo è l'invito che io posso fare. Grazie. Grazie a voi.